Bakuku contro Santa Lucia, settima giornata Champions Cup Amatori Elite Serie A. Chiamare questa sfida importantissima per lo scudetto non è affatto cosa sbagliata. Formazione di Diana che sembra partire meglio. Poi Michael Sarrizu 1-2 terrificante col secondo gol che stiamo per osservare, di fatto letteralmente regalato da Alessandro Pintus. È un errore che pesa anche perché il Bakuku aveva subito il contraccolpo psicologico dal gol dello svantaggio subito a freddo. Santa Lucia che va vicina anche al terzo gol, qui è bravissimo Pintus a dire no ancora lo scatenato Michael Sarrizu. Finalmente eccolo qui il Bakuku. Frau però è pronto su questa conclusione al limite e dice di no. Andrea Iba prova a prendere per mano la formazione biancorossa, qui si difila sulla destra, poi la conclusione diagonale molto velenosa, Frau ci mette una pezza. Prima dello scadere della prima frazione, ultima palla gol per il Santa Lucia e la formazione ospite la concretizza in rete. L'autore del gol è patron Alessandro Tona. Al termine del primo tempo il Santa Lucia è in vantaggio 3-0. Punteggio pesantissimo e, perché no, inaspettato alla vigilia. Con le immagini realizzate al campo dalla nostra Francesca andiamo a vedere quello che succede nel corso della ripresa. Ci prova subito Iba su Piazzato, bravo Frau a dirgli di no. È un buon Bakuku quello di inizio secondo tempo, anche se qui rischia grosso il pallonetto di Yuri Sarrizu con pallone che si perde di pochissimo sul fondo, graziato nella circostanza Alessandro Pintus. Poi nuovamente Bakuku con Pani che dà la palla per Tupponi, quindi dentro per Picci che si divora un gol che sembrava già fatto. Bakuku, l'abbiamo detto, in un buon momento, arriva alla conclusione con Pani, conclusione violenta ma che sfiora appena la parte esterna della porta. Allora si fa rivedere il Santa Lucia, Yuri Sarrizu ci prova da Piazzato e poi realizza il gol del poker su assist di Paolo Moci. 4-0 per il Santa Lucia, punteggio pesantissimo. Prima del triplice fischio la squadra ospite avrà addirittura la palla della cinquina, salverà Pintus sulla conclusione di Moci. Finisce così al campo Verderame, Santa Lucia espugna Bakuku 4-0 e la scavalca in graduatoria.